osservare, ma lo faccio per guardare un verso me. Per te veleno, senza il suo sangue. Per me realtà, l'unico buco di verità. Vino e cinema ancora insieme. Non è la prima volta che un territorio del vino si racconta messo in scena sul grande schermo, romanzato, idealizzato e raccontato con i crismi delle grandi storie a cui ci ha abituato la settima arte. La Provenza in Un'ottima annata di Ridley Scott, la Borgogna in Ritorno in Borgogna di Cédric Clapiche, la California nella pellicola vincitrice del premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale Sideways in viaggio con Jack di Alexander Payne. A questo giro tocca all'Italia, nello specifico un territorio vinicolo dalle enormi potenzialità come la zona del Vulture e della propria denominazione Aglianico. Si chiama Wine to Love, la commedia a firma Domenico Fortunato, con protagonista Ornella Muti. La pellicola mette in scena intrecci di vita e storie legate alla vigna in un metaforico viaggio che porterà allo svolgimento degli eventi dalla Basilicata a New York. Questo film prodotto da Altre Storie con Rai Cinema è una commedia romantica che parla di vino, parla dell'Aglianico del Vulture, un vino appunto coltivato nella zona del Vulture in Basilicata tra Melfi, Rio Nero, Venosa, la città di Orazio e di Gesualdo da Venosa. È un film che ha come protagonisti Ornella Muti, Alessandro Intini, Michele Venitucci, Giulia Ramirez, Jane Alexander, Maria Popova, Teodosio Barresi ed anche il sottoscritto. L'Aglianico è rosso ed è chiamato il Barolo del Sud. Poi avete visto nel trailer, sono dei vigneti bellissimi che hanno proprio quel colore. Il rosso è un colore che torna molto, che ricorre e che ha un grande effetto cromatico in questo film. Ma l'idea di fare un film sul vino mi era venuta tanti anni fa. E Rai Cinema mi ha fatto riscrivere la sceneggiatura 7 volte, ci ho messo 4 anni per fare questo film. E il matrimonio tra il vino e il cinema funziona, è un matrimonio che funziona, non ci sono separazioni e divorzi, il vino fa crescere la storia d'amore tra il vino ed il cinema. La Basilicata nel cuore di Verona, nel cuore di Vinitaly, si presenta in grande spulvero con un film che la rappresenterà nel mondo rappresentando anche le proprie denominazioni. Quanto è importante andare di pari passo per il mondo del vino e il mondo del cinema per fare promozione? L'arte, la cultura, lo spettacolo possono viaggiare insieme. È questo che noi dobbiamo fare in questi anni, approfittando di Matera, città capitale della cultura 2019, noi dobbiamo essere bravi di cogliere l'attimo. Se siamo bravi a cogliere questa occasione, sicuramente faremo un grande servizio alla regione Basilicata, al territorio della regione Basilicata, a tutte le belle cose che questa regione ha, come accennavo prima, arte, cultura, storia, e al mondo enologico, diciamo così, lucano. Sono convinto che sono le cose che possono stare insieme e che se riusciamo a mettere insieme tutte queste straordinarie cose faremo un grande servizio alle nostre aziende ma anche a questa piccola grande regione Basilicata.